Benvenuti a tutti a questo seminario organizzato per darvi un quadro del nuovo regolamento della Facoltà di Economia in merito alla questione plagio in tesi e più in generale per parlare delle problematiche legate alla gestione delle fonti nelle proprie tesi di laurea e più in generale a che cosa significhi plagio e quali sono i rischi che si corrono. La sessione è registrata perché rimarrà sul sito dell'Ateneo in maniera tale che nei prossimi mesi, anni, chiunque volesse approfondire la questione potrà assistere a questa lezione, per la quale è arrivato un invito diretto agli studenti del terzo anno della triennale e del secondo anno della magistrale. Invito Maria José a chiudere il microfono, gentilmente, e invito tutti voi a tenere chiuso il microfono. Se avete domande, utilizzate la funzione manina e a quel punto aprite il microfono quando vi do parola e fate la domanda. Generalmente, a meno che non ci siano questioni di comprensibilità delle slide, magari teniamo le domande per la parte finale. Io sono Andrea Gentili, sono ricercatore presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma. Alcuni di voi mi hanno già avuto come docente l'anno scorso nei corsi della triennale e della magistrale sui temi di economia digitale e di economia della conoscenza. Una buona parte di voi probabilmente mi avrà quest'anno nei corsi di economia digitale sempre e di Economic and Governance of European Integration. Di cosa andiamo a parlare? Di un argomento che è particolarmente vecchio, per così dire. Già Marziale, nei suoi epigrammi, ci racconta della presenza dei plagiatori. Si dice in giro, Fidentino, che tu le mie poesie reciti in pubblico come se fossero le tue. Te le regalerò se vuoi che si dicano mie. Comprale se vuoi che si dica che sono tue e non saranno più mie. Qual è il punto focale? L'opera intellettiva di una persona appartiene comunque sempre a quella persona, a meno che non ci sia un contratto esplicito di acquisto. Che cos'è il plagio? Il plagio, in definizione secondo lo Zanichello, ma lo trovate uguale, definito esattamente nella stessa maniera su Oxford Languages, e fondamentalmente ottiene più o meno la stessa definizione su tutte le fonti che possiate mettervi a cercare. È l'appropriazione totale o parziale di lavoro altrui, letterario, artistico e simili, che si voglia spacciare per proprio. In realtà nel diritto romano, invito sempre chi ha il microfono aperto a chiuderlo, addirittura il termine, e questo vi dovrebbe rendere anche chiara l'idea di quanto sia dispregiativo l'atto del plagiato, perché era comportamento criminoso di chi si impossessa dolosamente o fa commercio di un uomo libero o di uno schiavo altrui. Togliere la proprietà intellettiva, in un certo senso, è esattamente come schiavizzare qualcuno o rubare uno schiavo altrui. Gli schiavi non erano considerati degni di libero pensiero. Il Committee on Publication Ethics, che è un'associazione di accademici e di università, di enti, raccoglie per esempio i principali editori delle riviste scientifiche mondiali, le principali università del mondo, Oxford, Cambridge, tanto per non fare nomi, identifica come un plagio la presentazione del lavoro altrui, dati, parole o teorie, come se si fosse l'autore
e in assenza di un riconoscimento appropriato. Non è solo il furto dicendo io ho scritto quella roba lì, ma è plagio anche l'assenza di un riconoscimento appropriato all'autore originale. È all'interno di questo concetto di appropriato che dobbiamo guardare meglio, perché a parte il plagio fraudolento esplicito, qualcuno prende la tesi di qualcun altro, la copia incolla e ci mette la sua firma sotto. La gran parte di casi che riguardano il plagio sono legati a errato riconoscimento. Plagiare è reato nel nostro ordinamento giuridico. La legge sul diritto d'autore, che regola in generale tutta l'argomentazione, identifica l'articolo 20 che, indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, ed anche dopo la cessione dei suoi diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera. Nell'attuale legge italiana, quindi, se io, e mi scuserò con i giuristi in ascolto eventuale perché non sono un giurista e quindi ovviamente questa è l'interpretazione che ho colto dalle slide e dai lavori di giuristi, ma se ci sono imprecisioni nel mio modo di esprimerla dal punto di vista giuridico, mi perdoneranno, vorrei che passasse il concetto, è che anche quando io cedo il mio lavoro a un altro ente, per esempio quando un mio paper viene pubblicato da una rivista, la proprietà intellettuale... gentilmente i microfoni chiusi. La proprietà intellettiva della produzione di quel lavoro rimane a me. Deve essere comunque riconosciuta ad Andrea Gentili, e vedremo dopo in che forme, il fatto che quella idea, quel brevetto, quella teoria sono state prodotte da Andrea Gentili e non da chi ha acquistato i diritti commerciali, per così dire, sulla stessa. E attenzione, le punizioni per il plagio nel nostro sistema non sono così lievi, sono più lievi rispetto al sistema anglosassone, questo va detto, ma non sono affatto lievi. La violazione del diritto d'autore, e quindi il plagio in questo caso, è punito con una multa che va da 51 a 2.065 euro e vale per la riproduzione, trascrizione, recita in pubblico, diffusione e via dicendo di materiali prodotti da altro. È prevista anche la reclusione fino ad un anno nel caso in cui venga plagiato un prodotto non destinato alla pubblicazione, perché esistono due tipologie di prodotto, o meglio di scritto nel nostro caso, che possono essere plagiati. Uno è il plagio di un prodotto già pubblicato, copio e incollo un pezzo che ha scritto Stiglitz e dico che è mio, senza riconoscerla Stiglitz. Ancora peggiore è se copio e incollo un pezzo che Stiglitz sta scrivendo e che mi ha magari mandato in via confidenziale e dico che è mio. Entrambi i casi sono puniti in maniera dura dalla legge. Ci sono ovviamente delle eccezioni che non riguardano la tesi di laurea, sia chiaro, perché non si può porre il proprio diritto di autore sulle idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento, i concetti matematici in quanto tali. Non posso rivendicare, ho l'obbligo di citare, ma non posso rivendicare la proprietà, per esempio, del teorema di Pitagora.
In compenso sono protetti programmi per elaboratori, ovvero software. Questo perché nel tempo la legge sul diritto di autore si è dovuta adeguare allo sviluppo di nuove tecnologie. E le interfacce, i software, sono un mondo molto particolare. Rientrano in una serie di categorizzazioni, come vari di voi, avendo seguito i corsi, sapranno. Vi sono questioni legate, ad esempio, al cosiddetto mondo open. Quindi vi è una certa complessità all'interno del riconoscimento legale dei diritti d'autore. Ma è indubbio che se io copio e incollo il lavoro fatto da un'altra, e non cito la fonte originale, questo è plagio. Attenzione, è plagio non solo il copia incollare l'intera opera, è plagio anche prenderne sue piccole parti senza riconoscerle all'autore. Esistono ovviamente delle eccezioni, la citazione. Per esempio, l'utilizzo di questo tipo di scritti per critica, analisi, libri di testo. È chiaro che non devo riconoscere, devo dire la fonte, ma non posso fare la citazione per ogni riga quando vado a fare la parafrasi di un testo in latino. La traduzione, scusate. E non sono plagio, per esempio, le variazioni musicali o le parodie di opere scritte. Il rischio è di pensare, da un lato, che sia tutto o niente plagio. Se voi scrivete una frase, soprattutto se lo fate in inglese, visto che molti di voi vengono o hanno un percorso nella FIT, se voi prendete una combinazione di parole in senso compiuto in inglese, probabilmente se la googolate, la trovate già scritta da qualcun altro. In generale, in una tesi, visto che, a meno che non vi chiamiate John Nash, che scrisse una tesi completamente nuova in 2 pagine, al dottorato addirittura, fondamentalmente la gran parte delle vostre tesi di laurea è il risultato incrementale rispetto ad una vasta letteratura, quindi c'è poco di nuovo e c'è tanto di incrementale sul lavoro di altri. Allora anche quello è plagio? No, ma bisogna stare molto attenti perché che sia voluto, ovvero fraudolento, o derivante da incuria, nel sistema inglese definito reckless, o accidentale, in nessun caso il plagio è accademicamente accettabile. Non è accademicamente accettabile in primo luogo, perché non potendo fare un processo alle intenzioni, si assume per definizione che chi ha copiato lo abbia fatto volontariamente. In secondo luogo, perché il plagio derivante da incuria per un professionista o per uno studente che si laurea è esattamente grave quanto averlo fatto volontariamente. E statisticamente il plagio accidentale è quasi impossibile. Ma da cosa deriva il plagio? Beh, abbiamo detto che di fatto il mancato riconoscimento della paternità di quanto scritto, o anche detto a voce, attenzione, all'autore originale. Perché dico anche quanto detto a voce? Perché oggi, se 40 anni fa era difficile pensare che si potesse recuperare, a meno di non aver registrato magari in presenza l'audio di qualcuno, oggi esistono disponibilità di informazioni audio continue. Pensate a qualcosa che avete sentito dire dal ministro dell'economia in televisione o su YouTube e voi lo riportate pedissequamente senza dire che era durante un'intervista di Gualtieri
come vostre parole all'interno di una tesi. Oggi anche questo tipo di plagio è facilmente identificabile. Che cosa genera il plagio quando scrivete la tesi, però? Perché questo è il punto focale per voi. La mancanza di virgolette intorno ad una frase e la conseguente citazione. Lo potete fare per scelta, quindi in maniera fraudolenta. In questo caso generalmente è un plagio di tipo involontario. Mi sono dimenticato che quella roba lì, quel pezzo, l'avevo letto nel libro di Gentili. Questo è un tipico errore da studenti. Derivante da cosa? Uno, da una pessima gestione del tempo. Si arriva lunghi con la tesi, si arriva troppo sotto le scadenze, sì, e dopo di fretta non si rilegge. Rileggendo un testo scritto, generalmente ci si rende conto se una frase suona diversa da come scriviamo noi, piuttosto che troppo perfetta in alcuni casi. In tutti quei casi, rileggendolo, uno si deve porre la domanda se quella cosa lì l'ha scritta veramente lui, oppure l'aveva letta da qualche parte, ma si è dimenticato di segnare dove. Deriva da una cattiva organizzazione del proprio lavoro. Il consiglio che do ai miei studenti, che oggi do a tutti voi, che siate miei studenti o che non lo siate, è di tenere traccia di ciò che si legge e annotare subito la citazione. Spesso invece quello che si fa è che si legge qualcosa, si prendono due appunti in testo e si va avanti. Il problema è che facendo così ci si dimentica che quel pezzo lì probabilmente era una citazione. Terzo punto, l'incapacità nel parafrasare correttamente, e su questo torneremo dopo. C'è in realtà un quarto punto che ho ritorno di voce da Ilaria Liber. Grazie Ilaria. Un quarto punto che può causare questo tipo di errore: scrivere tenendo sotto, cioè di fronte ai propri occhi, i testi da cui si sono attinti i concetti. Questo ci porta anche in maniera involontaria a scrivere in maniera molto simile, se non uguale, all'originale. Ed è questo il punto che si lega all'incapacità di parafrasare correttamente. Parafrasare non è cambiare solo alcune parole. Va cambiata la struttura e il modo di scrivere quell'argomentazione deve essere in linea con il vostro modo di scrivere, con la vostra voce. E comunque, se si riporta un concetto che è stato già scritto ed espresso da altri, il riferimento, anche se non si tratta di una citazione pedissequa, ma il riferimento deve essere comunque riportato. Come vi dicevo prima, il plagio accidentale è rarissimo, è una balena bianca, è altamente improbabile. L'unico caso in cui può succedere con una certa frequenza, e quindi vi consiglio di stare molto attenti, ovviamente non è quando le virgolette ve le mangia il gatto, ma quando ve le mangia il software. Passare da Word, da ambiente Word, o meglio da ambiente Windows con Word, ad ambiente Linux, piuttosto che ad ambiente Mac, può generare questo tipo di problemi. Personalmente a me è successo regolarmente quando sono stato nella necessità di dover passare da TeX, che è un linguaggio di scrittura professionale, a formato DOC o DOCX, perché lavoravo con coautori che utilizzavano formati differenti. In questo caso può succedere, e succede,
che il passaggio di OCX PDF o PDF di OCX causi la perdita dei subscript o in generale di apici, pedici e di una serie di altre collegamenti di fatto ipertestuali. Il fatto però che ve lo abbia mangiato il software in questo caso non implica che ciò non verrà sanzionato. L'attenzione alla versione finale di ciò che si è scritto, infatti, è centrale nel lavoro, dimostra la maturità di aver raggiunto la capacità di seguire il proprio processo di scrittura dall'inizio alla fine. Cosa significa anche? Che per quanto i supervisori di tesi vi aiutino, vi supportino, vi diano una mano continuamente durante il percorso di tesi, non sta a loro controllare se avete messo correttamente la punteggiatura e in questo caso le virgolette in ogni frase. Lo fanno, ma la responsabilità di ciò che è scritto è vostra. Attenzione perché il plagio è considerato tale, come tale è sanzionato, anche quando chi è plagiato è concorde con il plagiatore. Questo per due ragioni. La prima è che si possono creare dei rapporti collusivi e concussivi tra plagiatore e plagiato. Supponete che il vostro professore di tesi usi un pezzo della vostra tesi in un proprio articolo, senza citarvi. E voi siete in una posizione debole perché vi dovete ancora laureare e non volete correre rischi di litigare con il supervisor di tesi, per esempio. Questo è l'estremo caso che ovviamente in tempi moderni non capita. Capitava una volta, attenzione. Ancora più frequente, purtroppo tutt'oggi presente, perché ho fatto consulenza a una studentessa negli Stati Uniti il mese scorso, è una studentessa di una mia ex studentessa a Maastricht, proprio su questo problema. Il team di ricerca per cui lavora mentre sta facendo il dottorato si è appropriato di un pezzo del suo lavoro, non inserendo in questo caso la sua firma. Lei non è nella posizione, visto che costoro determinano la sua possibilità di mantenere la borsa di studio che ha negli Stati Uniti, e venendo dall'India senza una borsa di studio in questo momento verrebbe rispedita in India, era in difficoltà a denunciarli. Per fortuna esistono organi internazionali appositi. Quindi, che si sia concordi o meno, il plagio è punito. Inoltre il plagio comunque genera un danno anche agli altri soggetti, screditi, per esempio le istituzioni, indipendentemente dagli interessi dei singoli due individui o due o più individui coinvolti nell'evento. E per questo viene sanzionato. Se venite presi a plagiare come docente o come studente ad Oxford, per darvi l'emblema, venite cacciati dal posto di lavoro o dall'essere studente. Il plagio è indipendente dalla forma di pubblicazione. È plagio anche quando prendete un file privato di altri. Questo, come vedrete in Magister o Compilast, come volete preferite chiamarlo, cioè il software di cui vi parlerò dopo e di cui i vostri docenti sono tutti dotati, ha un ruolo molto importante, perché Magister identifica anche il plagio dai cosiddetti file privati, e questo ha dei pro e dei contro, come vedremo dopo. È vietato plagiare se stessi. Potete ripetere i vostri concetti, ovviamente, vi dovete citare. E quando vi dico
che è vietato, esiste un, questo vale per l'economia, ma esiste per la gran parte delle discipline mondiali. RETEC riunisce di fatto la gestione della letteratura di tipo economico puro e riporta anche tutti i casi di plagio. Bene, all'interno di questa situazione sono riportati, come vedete, anche i casi di autoplagio. L'autoplagio è vietato. Come ovviamente è vietata la frode, perché questo servizio riporta anche le frodi accademiche, la più nota delle quali è quella del famoso libro che lega vaccini ed autismo. Fu una frode sui dati, manipolati per ottenere il risultato, e chi la fece è stato radiato dal sistema accademico e ospedaliero del mondo. Ecco, il principio vale anche quando vi occupate di temi meno importanti rispetto che la salute e un dramma familiare. Vale anche per la vostra tesi di laurea. Ovviamente, tanto per scansare ogni equivoco, perché anche questo abbiamo visto relativamente di recente, non in un'int, ma me l'ha girata un collega di Macerata, a uno studente a cui era stato detto che la tesi era completamente plagiata perché era la tesi di un altro studente che aveva copia e incolla. Lui ha messo le virgolette all'inizio, le virgolette alla fine e ha pensato bene che citandola tutta quello sarebbe stata una tesi. Non vale, ovviamente. So che sembra buffo, però c'è anche chi fa queste cose. Come non è citare, prendere un'intera pagina di qualcuno, anche senza prendere l'intera tesi di qualcuno, e mettere le virgolette all'inizio e alla fine. Ci sono delle regole anche sulla dimensione, per così dire, delle citazioni. Ovviamente qui si entra in un ambito un po' più discrezionale, ed è il motivo per cui anche nel nostro regolamento rientra la discrezionalità del docente. In che senso? Ci sono argomenti, penso a quelli giuridici, in cui se si vanno a analizzare le leggi ci si può trovare nella necessità di dover inserire in testo interi pezzi dei codici. E questo ovviamente non è plagio, anche se si supera di gran lunga le 2 o 3 righe di citazione, e ovviamente non si può. Spesso non si mettono le virgolette su intere pagine. Similmente, se le traduzioni sono plagio, quando io prendo il lavoro di un altro economista, lo traduco in italiano e lo spaccio per mio, ma se la vostra tesi, penso alle lauree in lingua e interpretariato, è basata sulla traduzione in italiano di un pezzo nuovo e l'analisi di quel testo, ovviamente riportare l'originale, una volta che si è notificata la cosa in testo, non è plagiare. Quindi vi sono temi specifici in cui i vincoli del 5, 10, 15, 20% di scrittura uguale, per così dire, possono non essere plagio. Ma generalmente basta poco per definire plagio. La mera traduzione, appunto, a meno che non sia lo scopo stesso della tesi, traduco dall'antico egizio, è chiaro che in quel caso non è plagio, se la tesi è tradurre un pezzo ancora non tradotto, ma la mera traduzione del lavoro altrui è sempre plagio. Inoltre, ciò che spesso genera il plagio è sbagliare quando si citano fonti citate da altri. Sappiamo tutti benissimo che non si può aver letto tutto. E spesso, soprattutto ciò che ha un peso importante in una letteratura, non lo si legge nella versione originale, perché magari nessuno di voi leggerà Adam Smith
La ricchezza nelle nazioni in versione originale, ma leggete Gentili che cita Adam Smith in un suo lavoro. Questo genera enormi rischi. Primo, perché Andrea Gentili nel raccontarvi Adam Smith potrebbe non averci capito nulla o aver sbagliato a fare la citazione lui stesso. In secondo luogo, perché molti hanno, ed è un tipico errore da studenti, ma in questo caso anche da dottorandi, devo dire, l'abitudine di citare solo l'originale. Assolutamente no. Dovete citare sia l'originale che colui da cui l'avete letto. La cosa che maggiormente vi metterà in difficoltà in tesi, oltre al professore ovviamente, è citare in maniera corretta. Innanzitutto perché in varie discipline esistono modi differenti di citare, e quindi voi dovrete stare attenti a qual è la disciplina specifica in cui voi fate la tesi. Inoltre, in che modo possono essere differenti? Per esempio, nell'economia, negli articoli di economia si tende a citare in testo, ma nei libri, spesso, soprattutto se di carattere più divulgativo, la citazione tende ad andare in nota. L'ordine con cui si fanno le citazioni, o meglio, vengono riportate poi le reference alla fine, generalmente in ordine alfabetico, ma ad esempio nelle grandi riviste scientifiche come Nature e Science, le reference vengono riportate in ordine di apparizione in testo e non in ordine alfabetico. Quindi anche sapere dove andate a parare ha un ruolo. Per la tipologia di informazioni riportate nella citazione, autore anno, autore titolo e anno, dipende in questo caso spesso dal tipo di disciplina. E per formato bibliografico, per darvi un'idea, spero si veda qualcosa, adesso dovreste, questo è un articolo mio, cioè mio, di un gruppo di lavoro di qualche anno fa. Io non vedo l'articolo, non so se è solo un problema mio, vedo solo la slide. Vede solo la slide, non vede, non vedete la navigazione? No, non si vede. Si vede o no? No. Allora cerchiamo di trovare una soluzione a questo. Continuate a vedere solo la slide. Può essere che ha condiviso solo la pagina di PowerPoint e non l'intero schermo? No, è quello il punto, che io in questo momento risulto avere condividi schermo, ma io ci giro intorno così. Tac, tac, tac. Vediamo se ci riusciamo. No. Vedete il PowerPoint o vedete ancora la slide? Vediamo lei in questo momento. Fantastico, questo è un po'. È saltata la condivisione. Beh, meglio. Riproviamo a condividere. Condividi il mio desktop. Vedete il mio desktop? Sì, sempre il PowerPoint. Vabbè, però adesso in teoria vedete. Sì, okay. Sì, ecco sì. Ottimo. Adesso. Perfetto, l'abbiamo già risolto. È andata meglio del previsto. Questo è lo stesso articolo. Valentini Enzo et al. Poi c'è il titolo dell'articolo. La rivista, l'anno, le pagine, in formato APA, l'elenco degli autori, l'anno, il titolo, la rivista, il numero della rivista e le pagine, e in formato ISO 690, dove si ha una formattazione ulteriore. Se cercate in formato BibTeX, che è questo qui sotto, o in formato EndNote, che sono software che permettono di fare le reference in maniera automatica. Quanti possono essere realmente i formati? Ne troverete una trentina.
solo tenendo in conto dei principali. L'importante, in particolare, oltre a seguire le regole, adesso devo tornare alla pagina giusta, alla slide giusta, però ce l'abbiamo almeno fatta, è che dovete, una volta scelto un formato bibliografico, è fondamentale utilizzare sempre quello. Un testo in cui cambiate il modo in cui citate e mettete le reference, si nota a chi lo legge, che è un accademico, se ne accorge subito e vi considera subito sciatti, per me, professionalmente parlando. In secondo luogo è proprio brutto da vedere e rende molto difficile comprendere quali siano veramente le fonti. Come si cita in economia? Attenzione, come si cita in economia significa che con economia parlo di quello che intendo dire la cosiddetta economia politica, ovvero micro, macro e questi ambiti. Non è detto che il modo di citare che io vi sto facendo vedere sia esattamente lo stesso che viene utilizzato in marketing piuttosto che in ragioneria. Quindi quando poi inizierete la tesi, o per chi l'ha già iniziata, parlate attentamente con il vostro referì e vedete la letteratura, con il vostro tutor, scusate, vedete la letteratura di riferimento che vi dà, come viene citata. Vi faccio notare che qui, ecco, finalmente va la penna anche, questo è un articolo scritto sempre con alcuni colleghi. Vi faccio notare anche che in ogni slide, perché anche nelle slide le citazioni dovete mettere, le fonti si riportano ovunque, altrimenti è plagio anche in una slide. Questa è la fonte originale, questo è un pezzo dell'articolo, qui vi è una serie di autori con il loro anno, riportati fra parentesi, perché parlano tutti dello stesso tema, vengono presentati con et al, per quello che riguarda più di due autori, con l'end quando sono due, con la sigla quando è un'istituzione, con una lettera quando nell'ordine finale, in questo paper avevamo tre o quattro rapporti dell'OECD come reference, e quindi con una lettera che mi va a indicare in reference a quale prodotto dell'OECD del 2018 faccio riferimento. Quando devo citare in maniera esplicita, quindi questo è un riferimento a una serie di argomentazioni precedentemente parafrasate, per così dire, oppure vi è la citazione in senso puro, Dosi e Virgillito, 2018, la pagina di riferimento. Due punti, virgolette, che nel formato di questa rivista è solo una virgoletta, e poi il testo. Nel caso in cui il testo sia troppo lungo e non vogliate continuare, si apre una parentesi, si mette quadrata, si mettono tre puntini, si chiude la parentesi e poi si riprende dal pezzo di interesse. Può succedere di avere la necessità di utilizzare l'acronimo, ma alla prima volta, a meno che non sia un common knowledge, cioè una conoscenza di tutti, OECD lo chiamano così, tutti, non serve esplicitare organizzazione economica e via dicendo. Ma per quello che riguarda la European Commission, di solito non si usa l'acronimo. Ma se voi dovete fare riferimento alla European Commission 70 volte in 20 pagine, avrete comodità di utilizzare l'acronimo. La prima volta dovete farlo dopo aver messo il nome completo. In questo caso, però, quello che a noi è successo è che era anche un riferimento di letteratura e quindi per un caso particolare c'è il nome esteso prima e un acronimo poi. Se no sarebbe stato semplicemente e sì, aperta parentesi 2019. I grafici e le tabelle vanno citati. Se lo fate voi,
dovrete mettere una nota dicendo che è una vostra elaborazione da un qualche o una qualche fonte dati. Nel nostro caso era il database Stan. Se lo ha fatto qualcun altro, lo citerete così. Fonte, completa e pagina. Idem, ovviamente, per le tabelle, se le fate voi, piuttosto che se sono di qualcun altro. Un consiglio per le tesi. Le tabelle, se le prendete da qualcun altro, comunque conviene ricopiarle. Poi citate la fonte corretta, ma copia e incollare una tabella fatta da altri risulta, a meno che non sia veramente enorme e di difficile ricostruzione, risulta sgradevole alla lettura. Quindi farete la citazione con riscrittura da parte dell'autore della tabella prodotta da Istat a pagina Pincopallo del suo rapporto Pincopallo. Ovviamente per grafici e figure non è detto che questo sia sempre possibile. In questo lavoro, e qualcuno di voi avrà anche dovuto studiare per l'esame, o che sta ancora studiando per l'esame, tra qualche giorno c'è l'appello, ovviamente non mi sarebbe stato possibile, non avendo il dato originale, riprodurre il grafico da solo. Ho dovuto quindi inserire il prodotto fatto dall'Istat e a quel punto si cita l'originale Istat. Attenzione anche a come ponete le reference. Autore, anno, titolo, rivista, numero della rivista, pagine. Questo per un articolo. Ovviamente potreste avere un rapporto che viene di solito riprodotto esattamente come un libro. Questo era il famoso 2018C dell'inizio. Come vedete c'erano 2018 A, B e C, e allora in questo caso era l'OECD, ma potrebbe essere un autore singolo, il titolo del rapporto e l'editore. Infine, quando citate un capitolo all'interno di un libro, dovete citare gli autori del capitolo, se è una collettanea, l'anno, il titolo del capitolo e poi il titolo del libro ed eventualmente il curatore del libro se necessario. Ovviamente la casa editrice. Ma com'è il nostro regolamento approvato in merito al plagio? Il regolamento lo trovate linkato, per cui ci cliccate sopra e avrete la possibilità di giungere direttamente al regolamento, lo trovate sotto, nel regolamento antiplagio per le tesi di laurea e laurea magistrale, ve lo scaricate e ve lo leggete nello specifico. Ma cosa interessa, quali sono gli elementi centrali del regolamento? La verifica del plagio spetta al relatore della tesi, che ha accesso al software di Ateneo. Il software di Ateneo è Compilatio Magister, dopo lo vediamo. Tale verifica viene effettuata in itinere durante il processo di redazione dell'elaborato, al fine di monitorare progressivamente il grado di originalità e indirizzare la corretta citazione delle fonti bibliografiche. I vostri supervisor, quando gli manderete dei capitoli strutturati, scritti, li passeranno all'interno del software. Questo implica anche che però se voi mandate tutta la tesi alla fine, all'ultimo giorno, senza averla fatto leggere prima al supervisor, questi non ha speranza di poter svolgere correttamente questo lavoro e quindi la tesi torna indietro. Fornite con tempistica, suggerimento, decente, i capitoli o la tesi e la tesi ai vostri supervisor.
se domani ho ricevimento con uno di voi per una tesi, non me la può mandare questa sera, perché se devo verificare un capitolo con l'antiplagio, non è detto che il software entro domani mattina abbia finito, vedremo dopo perché. Questo peraltro all'interno del fatto che il software effettua una verifica di tipo meccanico. Sta poi al relatore valutare l'effettiva sussistenza dei casi di plagio segnalati dal software. Vedremo dopo come il software fornisce l'informazione e quali sono le reazioni dei relatori, o quali possono essere alcune delle relazioni del relatore di tesi. Ai fini dell'ammissione della prova finale, la percentuale di plagio del file definitivo della tesi di laurea o laurea magistrale, così come riportata dal software di Ateneo, non deve essere superiore al 15%. Di fatto, se risultasse superiore al 15%, senza una chiara e motivata ragione fornita dal relatore, non da voi studenti, ovvero i casi che vi dicevo prima, si tratta di una tesi di traduzione, quindi in una pagina c'è il testo originale, nell'altra c'è la traduzione, quindi chiaramente in quel caso il software rivelerebbe il 50% di plagio, ma non è questo il caso. In economia è molto raro fare più del 15%, è raro fare anche più del 10% in molti casi, quindi è un regolamento serio, perché ci sono atenei che prevedono un tasso superiore, ma non è iperstringente. Vi sono anche situazioni o contesti, pensate a una tesi di dottorato, in cui il plagio superiore al 5% dell'intero testo verrebbe considerato plagio. Vedremo dopo come il software possa generare dei problemi, problemi che si evincono anche da un po' di dibattiti di public opinion avvenuti negli ultimi anni in merito a cosa sia o meno stato caso di plagio. In ogni caso, se il relatore e presidente di commissione rilevano che si tratta di caso di plagio, si viene estromessi dalla sessione di laurea. Andiamo a vedere come funziona Compilatio. E mo va per ricordare. Scusate, non ci arrivo da qui perché sennò rischio che leggiate tutti. Ok, così ho già memorizzato e non leggete tutti. Questo è la faccia che ha il nostro Magister o Compilatio. Io ho messo un paio di giorni fa un po' di materiale mio o che riguarda me in analisi. E ho ottenuto diversi risultati, poi vi farò vedere come funziona. Non è per niente difficile fare l'analisi in sé. Si clicca su aggiungi documento, si prende un documento dal proprio computer, andiamo a prendere un paper, per esempio, qualcosa di magari già andiamo a prendere qualcosa di molto vecchio. Vabbè, non trovo quello che volevo mettere, per cui vado a prendere questo. Si riduce a finestra, perché sennò durante la presentazione non funziona. Si trascina. Il software fornisce due domande, cioè fa due domande, non è che ci chiede molto. Se fare l'analisi immediata, generalmente sì, e se aggiungere alla biblioteca di riferimento. Consiglio, visto che immagino ci sarà anche qualche collega interessato all'argomento, di segnalare esplicitamente no, e dopo vi spiego il motivo, di mettere sempre no. Convalida i documenti.
ci mette un po' a caricarlo, tanto per essere molto chiari. Ecco perché non potete arrivare dal vostro supervisor all'istante. E poi vi mette in attesa, perché funziona su dei server che quando si è in una giornata buona, in 2 o 3 ore vi forniscono l'output. Nei periodi di picco delle tesi di laurea, che più o meno coincidono, anzi oggi probabilmente in meno perché ha già iniziato, nei periodi di picco delle tesi di laurea, quando quindi i loro server devono lavorare per tante università contemporaneamente, di un'intera nazione per esempio, la lista di attesa può essere fino a 7 giorni. Ecco perché vi dicevo di mandare prima la tesi ai supervisor. E poi fornisce un output in maniera sintetica, subito, il 17% della draft dissertation di Sulaiman Saker risulterebbe plagiato, poi vediamo che cosa significa. Il 18% di questo articolo mio risulterebbe plagiato. Il 4% di questo, e fornisce colori, al 20% diventa rosso, e quindi intollerabile per la gran parte del mondo. In realtà già il giallo è poco tollerabile. Però bisogna andare a vedere, ecco perché vi parla di meccanica, che cosa c'è dietro. Sì. Apriamo il draft di questo dottorando di un'università bulgara. Mi è capitato l'altro giorno perché ha citato un mio pezzo della tesi di dottorato e quindi sono andato a vedere che cosa ho detto. Colgo l'occasione, ho scaricato la sua tesi, ho detto vado a vedere se oltre che citare una cosa pubblicata 10 anni fa solo dall'Università di Trento peraltro, se l'ha solo citata o se se l'è copiata. Ovviamente non se l'era copiata, giustamente se l'era solo citata. Il rapporto che fornisce Magister è diviso per parti a seconda della lunghezza del testo. Può essere di poche pagine e quindi rimane in un unico file. In questo caso una tesi di dottorato è stata scomposta in 8 pagine. Quel valore che vedevate prima, quella percentuale del 17% generale, è una percentuale che è una media pesata delle varie parti. Sotto, scorrendo, vi fornisce la fonte originale del plagio con la percentuale di similitudine. Le percentuali inferiori all'1% ovviamente sono probabilmente semplicemente che ci sono combinazioni di parole simili. Engagement of highly skilled migrants in knowledge to their own country è un titolo. Risulta plagiato perché probabilmente quel titolo è già stato pubblicato come titolo in altre parti. E scorrendo uno può vedere esattamente quali sono le parti che risulterebbero uguali o meno, e questo è un lavoro che fa il vostro relatore. Può anche succedere che un'intera parte risulti plagiata, 98%. Andiamo a vedere che cos'è successo. E in realtà il 100% di questo pezzo è plagiato da cosa? Beh, io ho caricato in realtà nel software Magister una tesi che è ufficialmente pubblicata. Si scarica online da questo link, esattamente da dove l'ho scaricata io. È chiaro che il software, cercando tra tutto ciò che è pubblicato online, l'ha trovata. E mi dice che è completamente plagiata, per forza, è lei, il file è lo stesso. Ecco un punto fondamentale. L'autoplagio può essere un pericolo, in questo caso l'ho creato, l'autoplagio, sia chiaro. Ma identificare una fonte al 100% può succedere in 2 modi. Il primo, avete copiato un lavoro di un altro. Il secondo è che il collega dimenticato di cancellare
correttamente una versione precedente del vostro file dalla libreria. Io lo cestino. Se cestino questo file, qui non appare più, ma se vado a fare l'analisi antiplagio adesso, ricaricandolo, lui mi dirà che è plagiato al 100% da questo. Perché? Perché era già caricato. Ah, adesso è aumentata la percentuale perché in realtà io avevo già cancellato la funzione autoplagio per evitare che mi segnasse che tutto il file era autoplagiato. Quindi va cancellato il file completamente e se non si è selezionato prima di metterlo in biblioteca di riferimento non apparirà. Se si è messo in biblioteca di riferimento continuerà a apparire qui e chiunque altro faccia questa operazione si ritroverà che risulta plagiato dal testo di qualcun altro. E questo è esattamente parte del problema. L'ho fatto apposta in questo caso mettendo due volte in versioni semplicemente una doc e l'altra PDF un pezzo che stiamo scrivendo con alcuni coautori. Nella prima versione risulta non plagiato. Questo è un errore mio perché l'indietro in compilazione non c'è. Adesso deve ricaricare. Eccoci. Nella seconda versione analizzata in contemporanea continua a non esserci. Se ne carico una oggi risulterebbe al 100% plagiato. Quindi bisogna stare attenti. Ovviamente si può escludere una fonte. Se, come vedete qui, ritengo che questa fonte, in quanto privato, anzi, questa fonte è una fonte privata, quindi confidenziale di altro utente, io la posso ignorare. A quel punto ovviamente scenderà la percentuale di plagio. Questa fonte qui, qual è? Sì, non sono... non sono un robot. Vado a identificare se quel pezzo viene da una fonte, scrivendo probabilmente, mentre a proposito di errori in fase di prima scrittura, da qualche parte, adesso andiamo a leggere esattamente cos'è, la 1, no, non volevo aprirlo, scusate. La prima fonte era... qua. Secondo lui coincide come testo nelle parti scritte in rosso. Ora, queste parti sono reference. Proprio perché è un'analisi meccanica, risulta che ho le stesse reference di un altro paper. Chiaramente questo non è plagio, che si abbiano le stesse reference di altri paper è assolutamente normale. Le vado a cancellare, perché sennò mi rimarranno tra le scatole lì, e le devo cestinare anche da qui e dalla biblioteca di riferimento. Altrimenti ogni volta che l'utilizzo ho questo problema. Quello che conviene fare con le tesi di uno studente, lo consiglio ai colleghi se interessati, è creare una cartella specifica con il materiale inviato dallo studente, qui si può fare, in modo da tenere traccia del suo lavoro senza andare a sporcare
le proprie cartelle. L'altra cosa per cui questo software torna molto utile è andare a controllare i propri testi, perché può succedere comunque di essersi dimenticati scrivendo qualcosa, ed è comodissimo andare a controllare che cosa si sta combinando. Questo è un altro pezzo che stiamo scrivendo, 18%, ma come è plagiato? Un momento, il 10% fa riferimento ad un testo che in effetti in parte è già online, perché è la versione precedente di questo paper presentata in una conferenza. Tecnicamente questa non è una pubblicazione, perché è stato reso disponibile, ma è un working paper di fatto. Quindi quando, se voglio escludere questa problematica, vado a ignorare la versione precedente presentata a una conferenza del paper stesso. La percentuale crolla. Posso anche dirvi che anche questo è esattamente, sono versioni precedenti dello stesso testo. E andando a scalare si può sottrarre eventuali versioni precedenti presentate di un proprio lavoro. O nel caso di studenti, di materiale prodotto da studenti, andare a scalare versioni precedenti della tesi. Ovviamente nel farlo la biblioteca di riferimento, se si era dichiarato, come avevo fatto io, di non metterli in biblioteca di riferimento, risulterà vuota, ma non risulterà vuoto il cestino, che comunque presenterà ancora il file. Se non avete svuotato correttamente, rischiate di trovare regolarmente dei 100% di plagio, semplicemente perché non è stato ripulito in maniera appropriata. Come vedete, continua a cercare, ci metterà ore, quindi non è pensabile mandare il materiale la mattina per il pomeriggio, o anche solo un giorno per un altro. A noi, appunto, questo è il software. Inoltre, nel vostro interesse di studenti, ovviamente, oltre al tempo importante che ci mette compilazio a fare l'analisi, dovete considerare anche che laddove emergano casi importanti, ci vogliono giorni per poter liberarsi degli eventuali plagi. Vi faccio un paio di altri esempi. Questo è il draft di una tesi. L'ho fatto quando ero ancora ad Unibo. Se mi arriva una tesi con similarità al 40%, a meno che non siano i casi prediscussi, vuol dire che ci sono troppe parti che sono state prese da altri lavori. Questo può accadere perché si è preso tanto da qualche fonte, ma qui non sembra il caso. Perché qualcun altro, lo studente stesso, se ne ha accesso o magari se l'è fatto fare, piuttosto che un altro docente, si è dimenticato di cancellare fonti. Qui mi risultavano due fonti al 100% uguali, cosa che aveva fatto schizzare anche il primo capitolo, perché qualcuno non aveva cancellato le versioni precedenti
da compilarsi. 16% è una percentuale importante, borderline, ma in questo caso è una persona che si è già laureata, che è andata anche molto bene, giustificata dal referente perché quelle parti erano necessarie in quanto tabelle specifiche all'interno di un progetto di lavoro. 1%. Qui è la situazione perfetta, quando arriva un testo così, il relatore è tranquillo del fatto che non vi siano problematiche sul testo. È chiaro che se arriva un 40% e non è un problema legato a versioni precedenti ancora caricate, ma è legato ad avere copiato, non solo viene rigettata la tesi in eventuale commissione, ma immaginatevi come può essere la reazione di un supervisor che magari l'ha già anche letta e si ritrova questo vostro comportamento. È il motivo per il quale, ad esempio io, ma so che lo fanno molti colleghi, prima passo il testo che mi viene inviato da all'interno del software e poi eventualmente lo leggo. Se trovo un 40% non mi pongo neanche la domanda se vale la pena leggere o meno che cosa avete combinato. Ci sono soglie oltre le quali non c'è dubbio che ci sia stato un comportamento inadeguato rispetto a quello che viene richiesto in una tesi di laurea. Più in generale, adesso non me lo apre, ma vabbè, faremo così, vi ho messo un link che vi può risultare utile, perché in fase di scrittura della tesi qui trovate un po' di suggerimenti su come comportarvi in fase di scrittura della tesi. Ci sono errori da evitare. Detto questo, direi che tutto quello che pensavo di fosse opportuno dirvi ve l'ho detto. A questo punto tolgo la condivisione schermo innanzitutto. Peraltro c'è uno di voi che mi sa che sta condividendo il proprio di schermo, oltre a me. Se ci sono domande, sì, vedo che ce ne sono un paio. Una è Camilla. Camilla Ciommi, se può attivare l'audio e fare la domanda. Sì, professore. Io non vedevo la chat ovviamente mentre presentavo. Te. Sì, sì, io in realtà. Allora, dove posso ritrovare la registrazione del seminario per poter poi risistemare? Un attimo, ripeta perché non ho proprio sentito io. Allora, ho due domande. La prima è: dove posso ritrovare la registrazione di questo seminario nel sito dell'UNINT? Perché poi rivedo, risistemo gli appunti, magari ho perso qualcosa. Allora, per questo credo ci sia ufficio comunicazione da qualche parte che sta ascoltando, ma il link immagino verrà posto nella stessa pagina in cui verrà mantenuta l'esistenza dell'evento. Comunque la mia idea sarebbe quella di far mettere un link anche di fianco o nella pagina in cui c'è il regolamento. Ok, la seconda domanda invece, professore, sì. Riguarda invece, lei ha detto, allora, che anche quando, insomma, lo stesso concetto espresso da un autore è plagio, senza mettere le virgolette, però, per esempio, mi è capitato in nella mia tesi triennale di rielaborare con parole mie e avendo sotto gli occhi il libro, insomma, di riferimento dei concetti sulla vita di un personaggio, citando in continuazione in nota, cioè appena vedevo qualcosa di molto simile. Citare non è plagio, se cita non è mai plagio. Io citavo continuamente in nota, però magari qualche parola, diciamo, la rielaboravo con il mio stile. Allora, però per esempio, non so, che Paul Bocuse sia nato a Collonge-Mondor
cioè lo diceva lì, e io ho scritto, anzi guardi, leggo proprio dalla mia tesi, che nel 1926 a Collonges-Mont-d'Or nacque una vera e propria star dei fornelli, cioè diciamo che è un'elaborazione mia nel mio stile, cioè se, non è plagio questo. No, allora, il limite è sempre molto sottile, nel senso, il common knowledge per esempio non è plagio. Cosa significa? Non devo citare Pitagora, scritto originale con formato citazionale, per calcolare l'ipotenusa di un triangolo. Che Kennedy sia stato assassinato non richiede la citazione di chi filmava l'omicidio. Ok? Visto che lei ha citato Star dei Fornelli, che Bottura sia uno dei più grandi chef del mondo, lei non è che deve citare qualcuno, è un fatto riconosciuto, quindi non è necessario. È chiaro che se però lei dice che il lavoro di Gualtiero Marchesi è stato particolarmente innovativo nella sviluppo di ricette in copallo, e questa roba qui è stata detta, cioè perché utilizzava questa tecnica, e questa roba l'ha definita così la guida Michelin, lei dice, fra parentesi, guida Michelin anno 2018, per dire. Poi ho fatto anche un altro capitolo su un altro chef, io ho fatto la tesi di laurea su 5 chef francesi. Fantastico, all'una e mezzo è un ottimo modo per far morire tutti di fame. E quindi insomma mi capitava anche di citare, insomma mi è capitato insomma di leggere le loro vite attraverso dei libri, e li citavo in continuazione, appena magari ho messo una citazione in francese identica, tra virgolette, e citazione subito sotto. E questo va benissimo, quello che è sbagliato è pensare di parafrasare o tradurre gli altri senza mettere i riferimenti. Cioè anche quando parafrasate, non è che, adesso non parliamo di cucina continuamente perché in effetti la fame avanza, ma se andiamo a riflettere sul vantaggio comparato tra nazioni in economia, e io riprendo un pezzo di David Ricardo, è chiaro che lo riparafraso e magari non riscrivo, non lo metto in formato citazionale ogni riga, ma se quel concetto lo ha già espresso un autore, io comunque dopo la mia parafrasi aprirò una parentesi e metterò come detto da, o anche senza mettere il come detto, semplicemente Riccardo, virgola D, in questo caso David, o senza il virgola D a seconda del formato, virgola 1800, verso l'anno dei principal, non me lo ricordo, a memoria, 1840 può essere, qualcosa del genere, però nel senso, è chiaro che la citazione pura, quella virgolettata, è più facile da scrivere, perché uno apre le virgolette, scrive. La parafrasi è molto più difficile da fare e comunque richiede di spiegare, di dire di chi sono state in origine quelle osservazioni. È chiaro che però se sto raccontando come è fatta la Bologna, anche se in parte l'ho letto da altri, perché magari mi sono pure letto le guide, se sto raccontando che per andare da Bologna a Roma bisogna prendere l'autostrada A1, non è che cito Google Maps, ok? Cioè, attenzione, ci sono argomenti dove non è che devo citare. Se invece riporto le mappe di Google Maps, sono tenuto a citare che la fonte è Google Maps. Va bene, grazie, mi ha rassicurato sulla mia tesi, che era, insomma, perché avevo paura che magari avendo riscritto con parole mie dei concetti letti con un libro sotto avessi potuto incorrere in questo rischio. Il rischio c'è, è chiaro che se però
per ogni concetto riproposto lei ha messo in nota o in testo, a seconda del formato che ha usato, la fonte, questo dovrebbe essere... La nota è stata messa in tutte le note e anche alla fine. Benissimo. Grazie. Cioè, benissimo, almeno per come me l'ha descritta, sia chiaro che mi riservo di leggere i testi e di controllarli prima di dire che tutto è ok, però in linea di principio sì, è corretto. Grazie. Prego, poi vedo la manina alzata di... Se mi facesse vedere il nome sarebbe meglio. Allora, partecipanti, Federica Lorenzo. Sì, salve. Allora, io ho un problema praticamente uguale, ma è proprio il concetto che non capisco di rielaborare. Cioè, io qualsiasi argomento prendo, ovviamente l'ho letto su un libro, perché non è che ho studiato, nel mio caso, intelligenza artificiale, e non è che io sono un esperto di intelligenza artificiale, quindi qualsiasi cosa scrivo è di qualcun altro. Che faccio? Ogni paragrafo cito qualcuno. Perché io ho chiesto anche al mio relatore, e ovviamente io mentre leggo il libro rielaboro, cioè non è che di un articolo che ne so di 15 pagine prendo magari un concetto di 3 pagine, il resto lo salto, e lui mi ha detto no, se prendi tutto il concetto, se citi devi prendere tutto, ma allora come se faccio a rielaborarlo? No, sono due cose diverse, attenzione, se citi... La citazione è quella cosa tra virgolette. Ok, no, dico se faccio il riferimento, cioè devo comunque prendere tutto. E allora come rielaboro? Non riesco a capire come... No, quando fai il riferimento, nel senso, supponiamo... Ce l'ho, questo okay. C'è. Ok, grazie. Documenti, visto che parliamo di intelligenza artificiale, università... Lavori contemporanei, adesso condivido lo schermo, Libro Structural Change Carrozzi, capitolo 4, quando lo trovo, Ferretti Gentili, Nieddu, e andiamo a condividere. Nieddu è il vostro professore, sì. Così parliamo di intelligenza artificiale, se lui è all'ascolto adesso può anche intervenire, ovviamente. Desktop, vedete il mio schermo? No, adesso sì. Ok. Per rendere l'idea. Questo è un capitolo in cui abbiamo usato la similitudine col cinema per spiegare i concetti di robot e... Allora, sì. questa... scusate perché... la citazione tra virgolette, ok, fino a lì... Questa è una citazione, fin qui sì. Siamo chiari tutti che questa è una citazione. Sì. Ora, questo è un caso particolare per cui si può anche, visto che è una citazione di common knowledge, si può anche evitare di mettere pagina, anno, perché sono le frasi che tutti conoscono. Generalmente si mette pagina, anno. Però... Ora, questo è... Parafrasare, allora questa è una definizione, vabbè, le definizioni ISO 8373 per, non dovete mettere le virgolette, sono uguali per tutti. Ma in generale, ecco, stando alle stime del McKinsey Global Institute e dell'OECD, infatti il grosso dei lavori ripetitivi, in particolare quelli manifatturieri, attualmente svolto dagli esseri umani sarà fatto da robot entro la metà del secolo corrente. Ok, questo è sintetizzare due rapporti rispettivamente di 150 e di forse 600 pagine in una riga. Però il riferimento devi metterlo, non puoi scrivere il grosso dei lavori ripetitivi attualmente svolto dagli esseri umani sarà di fatto svolto da robot entro la metà del secolo corrente, a meno che non l'abbia calcolato tu. Ok. Questa frase contestualizzare. In questo caso magari perché sono più da, cioè io facciamo conto, no? Io parlo del machine learning e metto apprendimento per rinforzo e cose.